Iniziamo dalle sue condizioni fisiche. Come stai dopo questo stop di un paio di settimane? Adesso magari anche la sosta ti ha facilitato il compito per tornare, no? Sì, adesso sto bene, ho ripreso al 100% e non, il fastidio è scomparso Senti, un po' un peccato il fatto che ti sia dovuto fermare, secondo me, insomma, stavi nel tuo miglior momento di forma, però insomma, vabbè, insomma, c'è ancora da lottare adesso, no? proprio. Certo, sì, purtroppo gli infortuni capitano, quindi sì, soprattutto in un momento magari in cui stavo bene fisicamente, però ho ripreso e sto bene e comunque partite ci sono ancora per poter per riprendere insomma quello che stavamo facendo prima. Con che spirito affrontate queste ultime tre partite? E poi ti chiedo anche se magari è maggiore come posso dire, la consapevolezza di aver fatto comunque un buon campionato o c'è anche il rimorso per aver magari perso qualche occasione di troppo? No, secondo me ora non c'è più da guardare dietro quello che magari i punti che abbiamo perso, ma secondo me è concentrarsi sulle partite che vengono e affrontare queste ultime tre partite di campionato per prepararsi al meglio per affrontare comunque i playoff e dire la nostra ai playoff, insomma, perché abbiamo una squadra forte e può dire la sua proprio. E arrivare fino in fondo, insomma. Purtroppo ultimamente è diventato un po' una costante, il fatto che il Catanzaro riesca comunque ad andare avanti a segnare, però poi si fa riprendere in un modo o in un altro, per circostanze fortuite oppure semplicemente perché soffre il ritorno degli avversari, come un po' è successo a Viterbo, anche se il pareggio poi dei laziali è stato condizionato da altri fattori, come il fatto di essere rimasti in nove. E come si può migliorare una cosa del genere e ritornare magari a quello che eravate all'inizio del 2019? Ci stiamo lavorando su questo, nel senso che secondo me è più una cosa mentale. E dobbiamo essere più tranquilli, forse quando si va in vantaggio, e cercare di chiudere la partita, ma soprattutto di concentrarsi al massimo per cercare di non prendere gol, di non subire, di non far ritornare comunque gli avversari. E ci stiamo lavorando e speriamo che comunque di risolvere questa cosa che si è verificata le ultime due partite. Corsa per il terzo posto, ormai esclusiva pertinenza di Catanzaro e Catania. Il Catanzaro ha una partita in meno e due punti in meno, però ha ancora nelle mani il match point per arrivare al terzo posto, che sarebbe importantissimo per i playoff. Certo, sicuramente non c'è da sbagliare la partita di domenica che viene e soprattutto quella contro la Viterbese, il ritorno. Però secondo me ora è giusto pensare partita dopo partita, come sempre. In questo senso Siracusa, campo che sarebbe stato più difficile se i siciliani avrebbero avuto bisogno di punti salvezza, invece nonostante la penalizzazione sono salvi perché hanno il vantaggio degli scontri diretti con il Bisceglie. Che tipo di difficoltà ti aspetti da questa partita che è strana? Una squadra che comunque chiude la stagione salvandosi davanti al suo pubblico e che vorrà far bene. Credo che comunque non sarà una partita semplice perché, esattamente, come hai detto, che giocano in casa davanti ai propri tifosi e sicuramente vogliono far vedere quello che sono capaci di fare, il loro gioco. Quindi, e poi giocando magari contro una squadra che lotta per il terzo posto, vogliono far vedere quello che sono capaci di fare. Quindi sicuramente sarà una bella battaglia. Tu gli altri gironi li conosci perché hai giocato sempre al nord. Quale avversario non vorresti affrontare ai playoff? Non saprei dire quale squadra non vorrei incontrare. Sicuramente ce ne sono tante squadre come Monza, come comunque Entella, se non dovesse riuscire a salire, che sono costruite per vincere, che hanno giocatori importanti. E
però dire una squadra non saprei. Noi guardiamo in casa nostra, perché comunque noi dobbiamo concentrarci su di noi, e noi possiamo far bene, insomma, con tutte le squadre. Senti, due cose. La prima, riprendo un attimino quello che diceva prima il collega, no? Il fatto che non riuscite a volte a chiudere le partite, troppe rimonte subite. Si è detto, no, anche da parte di qualche tuo compagno, l'ha detto anche il mister, probabilmente è una questione di mancanza di esperienze, mancanza di, come posso dire, di giusta consapevolezza di essere forti, di saper chiudere le partite, perché pochi di voi hanno vinto campionati. Tu mi dicevi, ci stiamo lavorando su questo magari è una cosa difficile da allenare, però insomma è una cosa che è decisiva per questi playoff, no? Sì, è fondamentale, perché comunque le partite di playoff è un campionato a parte, è difficile, le squadre rimangono tutte chiuse, è difficile comunque chiudere le partite, magari andando sopra di 2 o 3 gol, e quindi bisogna essere forse un po', avere un po' più di malizia, un po' di furbizia sotto questo aspetto per riuscire a portare a casa la vittoria, non farsi rimontare o subire gol. Un'ultima cosa, dammi un giudizio sul tuo campionato, che voto ti dai? Questo sono tipi di domande a cui non riesco a rispondere, perché comunque lascio giudicare alle persone fuori quello che ho fatto. Sicuramente penso di aver fatto un buon campionato e vorrei chiudere al meglio con queste partite, con i playoff, insomma. Awesome.